Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video riguardo le novità di Dragon Ball Xenoverse 2. Infatti è stato rilasciato un nuovo trailer con un bordello di nuovi gameplay, quindi ragazzi finalmente andiamo a parlarne insieme. Come sempre vi ricordo di superare i 5.000 mi piace se volete che io continui questa serie di video in cui vi vado a comunicare tutte le nuove informazioni riguardo Dragon Ball Xenoverse 2. E cosa fondamentale, vi ricordo che non appena il gioco uscirà il 28 ottobre e magari anche un po' prima, ci faremo tutto il walkthrough della storia, missioni parallele, quindi tutto ragazzi, tutto, compresi i segreti del gioco. Quindi raga, vedrete tutto qua sul mio canale. Il trailer è stato rilasciato alla Gamescom, ovviamente ve lo lascio in descrizione così se volete vederlo per intero potete farlo, e vediamo subito una grande scimmia. A quanto pare è avvolta da un'aura oscura, quindi è controllata da un potere malvagio e, a mio parere, quello ragazzi è Bardock. Apparentemente sembra essere lui e possiamo appunto riconoscerlo dall'armatura. Chiaramente, se voi avete un'idea più concreta di chi possa essere questa scimmia, scrivetemelo qui in basso nei commenti. Ci vengono poi mostrati dei Time Breaker e sto parlando ovviamente di Broly, che ha quel simbolo in testa molto luminoso e strano. Raga, Broly lì minacciosissimo e notate il setting, si trova addirittura all'inferno, dovremo comprendere il perché. E poi vediamo Tarless, che sembra non avere il simbolo sulla fronte, però comunque ha la stessa aura di Broly. Dopo alcune scene in cui il Time Patroller gira per la città, sia in volo che a piedi, rivediamo alcune delle trasformazioni che sono state mostrate nei precedenti trailer e che sono le nuove di Dragon Ball Xenoverse 2. Quindi praticamente vediamo la trasformazione degli umani, quindi quella in cui in pratica il personaggio utilizza la nuvola Speedy o nuvola Kington e poi il bastone del potere, la trasformazione dorata del clan di Freezer, la trasformazione in namecciano gigante dei namecciani. E lì vi voglio far notare una cosa molto particolare, ovvero che quel namecciano indossa probabilmente un accessorio che lo rende molto simile a Cell. Infatti sia la faccia che quella sorta di ali alle spalle sono praticamente di Cell e mi sembra una cosa molto strana. È solo un accessorio oppure in parte è possibile prendere la forma di Cell? Bella domanda, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Poi chiaramente vediamo anche la trasformazione dei Majin nella versione pura e oscura di malvagità appunto di Kid Buu, e notate il colore. Infatti come avevamo detto in passato, probabilmente questa trasformazione prende il colore relativo poi al personaggio che stai utilizzando. Ovviamente non può mancare la trasformazione in Super Saiyan di terzo livello dei Saiyan, che secondo me è davvero fighissima, anche se io prima o poi mi aspetto quella di quarto livello. Partono finalmente diverse scene di puro gameplay, quindi ragazzi puro divertimento, e possiamo notare addirittura uno scontro di ben 6 personaggi contro una grande scimmia che probabilmente è proprio Vegeta. Ragazzi, lì vediamo delle cose incredibili, infatti contemporaneamente ogni personaggio fa una propria mossa o in generale dà il proprio contributo nello scontro. Infatti un Time Patroller gli tiene la coda, un altro tenta di fare una mossa suprema, quindi probabilmente questi scontri saranno devastanti e tutti dovranno fare la propria parte per riuscire a sconfiggere il nemico. Vediamo anche altri scontri come ad esempio quello con Broly, e anche in questo caso sembrano esserci diversi personaggi, solo che apparentemente non si comprende se siano 3 oppure 6. Magari se voi lo notate ragazzi scrivetemelo qui in basso nei commenti. Nelle scene successive vediamo una cosa molto strana, infatti Bardock nella sua versione grande scimmia tramite una sorta di mossa speciale riesce ad aprire un portale oscuro nel quale viene direttamente catapultato il nostro Time Breaker. Ecco, quando il nostro Time Breaker viene buttato lì, cosa succede? Bella domanda. Forse una spiegazione ce l'abbiamo proprio dopo qualche secondo. Infatti vediamo il Time Patroller impazzire, come se quasi volesse fare una sorta di trasformazione, e di conseguenza vediamo poi costui sfidare una sorta di versione oscura di se stesso. Quindi ragazzi, probabilmente uno dei nemici che dovremo affrontare all'interno del gioco siamo noi stessi, ma in una versione oscura. Questa è una cosa molto simpatica, però c'è da comprendere effettivamente cosa vuol dire tutto ciò. Piccola parentesi, grazie a delle scan che mi ha inviato direttamente Blaziken68, che ci tengo tantissimo a ringraziare, possiamo anche incominciare a pensare che forse potrebbero esserci un po' di speculazioni per quanto riguarda anche la versione Majin. Forse i Saiyan o in generale tutti i Time Patroller potrebbero, ecco, essere posseduti in qualche modo dai Majin. Proprio in queste scan tra l'altro possiamo notare che uno dei Time Breaker sarà anche Yamcha, quindi oltre, che ne so, a Janemba, Broly e a tutti gli altri che abbiamo già visto finora. Come mai lui diventa cattivo? C'è qualche motivazione particolare? Il trailer ormai giunge al termine, ma come al solito c'è una piccola scena segreta. Infatti possiamo finalmente vedere uno dei personaggi che ho sempre richiesto in Dragon Ball Xenoverse
e sto parlando di Majin Vegeta. Ragazzi, Majin Vegeta è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto e lì all'interno del trailer viene, ecco, proposto, viene mostrato in una delle scene più epiche di Dragon Ball Z, ovvero quella in cui si fa esplodere nello scontro con Majin Buu. Quindi ragazzi miei, Majin Vegeta è stato confermato. Presto probabilmente confermeranno anche un altro personaggio e sto parlando di Metacooler. Quindi ragazzi, ci sono state tantissime speculazioni al riguardo, ma anche delle brevi conferme con delle immagini. Ne ha parlato anche appunto Blaziken68. Quindi ragazzi, potete stare tranquilli, nuovi personaggi verranno aggiunti e non sono solo quelli visti finora. Da come vedete quindi, le novità di Dragon Ball Xenoverse 2 non finiscono mai. Ci sono sempre cosucce piccole ma comunque molto interessanti che ci permetteranno probabilmente di amare tantissimo il gioco. Io ragazzi me lo auguro, ma se mi è piaciuto Dragon Ball Xenoverse, sono sicuro che col 2 sarà praticamente la stessa cosa, se non di più, un vero e proprio amore. Io mi auguro che seguirete con me la serie su Dragon Ball Xenoverse 2, ci divertiremo tantissimo e mi raccomando ragazzi, ricordate di iscrivervi, fatelo adesso, altrimenti poi vi perderete tutti questi video che arriveranno ad ottobre, quando il gioco appunto uscirà. Spolliciate al massimo se volete che io continui questa serie appunto dedicata a Dragon Ball Xenoverse 2. Vi ricordo che domani vedrete Dragon Ball F qui sul canale, perché purtroppo la settimana scorsa è mancato, perché raga era tipo il 14 agosto, quindi tutti eravate a mare, ne sono più che sicuro. Però raga, finalmente domani l'episodio forse più epico di sempre su Dragon Ball F vi aspetta. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, mi raccomando continuate a seguirmi e alla prossima, ciao!